Ciao a tutti da JGR Studios, il nostro canale dedicato alle lezioni, recensioni e tutorial sull'audio recording. Iscrivervi cliccando sul pulsante sotto a destra per rimanere aggiornati in tempo reale e ricevere quindi notifica dei nuovi video caricati. Oggi ci occupiamo di Infinistrip, ossia un sistema modulare di combinazione dei famosissimi algoritmi che già abbiamo visto all'interno dei plugin di PSP. Può sembrare un sistema già visto in altre situazioni, ma che in un contesto di qualità a cui PSP ci ha abituato risulta essere un tool estremamente utile ed efficace. PSP ci sta lavorando da circa 2 anni e sono stato coinvolto come beta tester sin dalle primissime versioni, quindi sono estremamente orgoglioso del prodotto che poi PSP in questo momento ha rilasciato. Come vedremo, ci permette di costruire un rack effetti in stile serie 500 che siamo già abituati nel mondo reale, quindi nel mondo hardware, ma in cui in questo caso possiamo utilizzare fino a 9 insert, quindi uno slot contenente 9 insert, e che grazie alla combinazione degli algoritmi ci consente di risparmiare sulla CPU nel momento in cui costruiamo una strip estremamente complessa. Questo che vuol dire che ogni volta che noi siamo stati abituati a costruire una strip all'interno del bus o di un canale, ogni singolo plugin deve interagire con la DAW a livello di interscambio, quindi anche di non soltanto di latency in compensation relativa ad ogni singolo plugin, quanto anche al calcolo, e quindi l'oversampling che ogni plugin deve fare internamente per poter poi lavorare adeguatamente. Ad esempio, se noi aprissimo un E27 della PSP, sappiamo già che all'interno viene fatta un'operazione di oversampling, ossia il segnale dalla frequenza di campionamento della DAW arriva all'interno del plugin, viene ricampionato ad una frequenza superiore, elaborato e dopo ovviamente viene riconvertito in frequenza di campionamento della DAW per restituirci il suono così elaborato. Questo processo, fatto da ogni singolo plugin, richiede un enorme sforzo di CPU, ma nel caso in cui utilizzassimo Infinistrip, possiamo aspettarci che ogni singolo strip, quindi ogni singolo modulo all'interno del rack, sia già adeguatamente creato per poter lavorare con la più bassa latenza possibile. Infatti, l'Infinistrip lavora con zero latency processing. E questo ci permette ovviamente di risparmiare tantissimo a livello di CPU. In questo momento, ed è la song con cui poi ho creato i preset che trovate all'interno della vastissima sezione di preset, suddivisa per sezioni interne, quindi avremo appunto la sezione delle tastiere, dell'orchestra, delle voci, dove trovate appunto JGR, i preset che ho creato appositamente per questa song, e sono adattabili ovviamente a tutte le vostre composizioni e che richiedono questo RMS di ingresso per poter essere efficienti. Ho preferito scrivere l'RMS di riferimento per far sì che la strip sia efficacemente programmabile in base a quello che ho creato nel preset. E quindi trovate i miei preset con la scritta JGR e l'RMS di riferimento. Questo ovviamente differisce dal singolo strip o dall'RMS che ho destinato al master in questo caso, meno 18 RMS se volessimo usare questo preset sul nostro master, come vedremo ora nella song. Andiamo in play. In questo momento abbiamo circa dal passato, 76 tracce, da quella che sono già passiamo, stata, e notiamo che Infinistrip è aperto su quattro bus, ma su quasi tutte le tracce della song, perché ho preferito creare appunto una strip anche molto complessa per ogni singolo canale. Apriamone uno vuoto, mono o stereo in base alla traccia su cui andremo a lavorare, in questo caso la traccia è mono, e cerchiamo di capire come sono organizzati gli slot. Abbiamo la sezione preamp, filtri, gate, compressore, EQ, limiter, control, insert X ed insert Y. Ovviamente questi sono dei piccoli riferimenti perché possiamo in ogni momento swappare le nostre strip. Nel caso dei preamp abbiamo a disposizione il controllo di gain normale, quindi un gain assolutamente non colorato per fare gain staging, oppure
fare la stessa cosa attraverso un pre in stile 60, 70s, stile Neve, quindi 80s, stile SSL. Gli algoritmi che sono stati presi, anche ADC 90s, sono stati presi dalle ultime release dei plugin di PSP, quindi li ritroviamo facilmente anche all'interno dei nuovi plugin che abbiamo già visto anche in altre occasioni. La sezione filtri, abbiamo il Basic Filters, molto semplice, dove abbiamo appunto un low pass filter e un high pass filter selezionabili con 12-24 dB d'ottava. Ogni plugin poi dispone di un LED di ingresso e uscita per capire se stiamo distorcendo all'interno della strip. Poi abbiamo il Pro Filters con tre bande di intervento e sidechain filters da utilizzare in sidechain all'interno di Studio One, attivabile anche con monitor, come vediamo. Proseguiamo con la sezione gate, dove troviamo l'expander, il gate classico o un ducker, utilissimo registrare live. Ovviamente la situazione ideale è quella del live recording, perché appunto tutta la strip possiede zero latency process, quindi non è registrata alcun tipo di latenza nel momento in cui li utilizziamo negli ingressi della DAW. La sezione compressori possiede l'optocompressor, compressore ottico, la versione FAT derivata dal FAT pressor e il VCA in stile SSL. Poi passiamo alla sezione Q, dove troviamo il channel EQ derivato dall'E27, precursor e il retro Q, sempre derivati da altri plugin di PSP. La sezione limiter offre l'opto limiter, bellissimo, anche in versione plugin singolo, e il VCA limiter possiede, come anche il VCA compressor, un sidechain esterno linkabile, come vediamo, e anche il ducker. Master control è ovviamente un fader di controllo che lavora in modalità analogica e ci mostra la possibilità di vedere sia i meters in post che in pre. Utile. Negli insert possiamo replicare qualunque di questi plugin e ovviamente aggiungerne altri come il de-esser e il de-humming, utilissimi anche quando si registra o si usa live fonti sorgenti da situazioni in cui il rumore va attenuato o le S vanno attenuate, sempre come vi dicevo in una situazione live, ma anche in studio torna utile per poter limitare i danni fatti durante la registrazione. Poi possiamo, come vi dicevo, swappare i nostri moduli e spostarli nelle posizioni che più preferiamo, come se stessimo lavorando con una pedaliera per chitarra o, appunto, come vi dicevo, con un modulo esterno serie 500. Apriamo la performance perché vorrei farvi vedere quanto in realtà tutti i canali che sono riempiti con Infinistrip mi e sono ovviamente accesi e in funzione, non abbiano alcun tipo di latenza. Infatti sono tutti 0 millisecondi di latenza, cosa, come vi dicevo, fondamentale se li usassimo live, e con un carico del circa il 40% sulla CPU, ne sto usando veramente tanti. Questo rende la nostra DAW, in particolar modo nel mio caso Studio One, un mixer virtuale da utilizzare in live, quindi durante una situazione live, flessibile, senza latenza, con una performance pazzesca. Adesso andremo ad ascoltare anche i preset per vedere come lavorano. Chiudiamocelo. Andiamo sulla voce, togliamo le tracce audio e vediamo che ho esagerato abbastanza. Allora andiamo in play. Ogni modulo può, come vediamo, essere spento, quindi mutato. Seduta sopra i miei domani, chiedo tu chi sei, tu chi sei. Ho aggiunto un pre, equidistante da ogni forma che di dà gain, un po' di drive, in equilibrio tra e rende più vivo il microfono, come sentiamo. Filtro per tagliare leggermente i bassi o ai 31 Hz e un'enfatizzazione col channel Q, un po' di fat pressor, alziamo un po' il volume. Equidistante dal futuro e dal passato. Come vediamo i LED non sono rossi, quindi non lavorano in distorsione. Piccolo gate che corregge i respiri, un po' di de-essing. Mi chiedo tu chi l'opto sei. Limiter, sentiamo la differenza. Tu chi sei? Equidistante da ogni forma di certezza. Facciamo caso al segnale side. In equilibrio tra il dolore e ogni carezza. Che sentire soltanto in fondo al buio
l'effetto del singolo canale o renderlo mono, monitor. Come vediamo non c'è alcun tipo di latenza anche nel momento in cui li escludo e li modifico. Questo è fondamentale per poter lavorare velocemente nella strip. Qui ho swappato ovviamente i canali, per esempio il DSR è stato inserito prima dell'optolimiter e il compressore ottico finale a emulazione per esempio di un compressore ottico esterno è stato messo alla fine della catena del master control. Andiamo sul canale quella che sono già state, tastiere, che ho già dato, quello che stiamo seduta sentendo, sopra i miei dove ho aggiunto un pre stile anni 80 per dare un po' di drive e un compressore VCA che tiene sotto controllo l'escursione dei sintetizzatori, oscillino troppo. Il channel EQ enfatizza le alte e limita le basse e le medie. Sentiamo senza. Senza compressione. Il segnale in ingresso va in over, come vediamo. Già in pre-fader, quindi in pre-insert. Andiamo a vedere i sintetizzatori che cosa hanno. Quindi ogni sinta ha poi un suo strip di riferimento. In questi casi ho preferito creare un sound particolare su ogni sintetizzatore. Come vediamo sono diversi. Possiamo ridurre ovviamente la visual, la window mode, anche mini, in maniera che poi possiamo vederla in questo modo, utilissima in cui analizzare. Poi andiamo a vedere le chitarre, tenendo il pulsante auto il gain viene automaticamente adattato al migliore possibile in fase di... andiamo sulle chitarre. Schiariamole. Qui possiamo anche regolare il gain in ingresso dell'EQ, come vediamo. Slinkare i canali del VCA. Sentiamo senza. Troppo chiaro. Non esageriamo. Aggiungiamo un limiter che dia un po' di grip e limitiamo il controllo sui bassi. Siamo esageratamente in over, quindi ovviamente se non ci piace possiamo abbassare. Qui nel master control possiamo anche controllare di più l'immagine stereo, come vediamo. Sentiamolo nelle chitarre acustiche. Apriamo i fight, apriamo i pan. Sentiamolo ora sulle acustiche, apriamo i pan delle acustiche. Grazie al controllo di width possiamo espandere l'immagine stereo se necessario o stringerla. Utile questo controllo sul master. E ricontrollare anche il bilanciamento eventualmente.
vediamo ora insieme alla batteria. Alle tastiere. PSP Infinistrip ci permette quindi un controllo totale su tutto quanto il channel strip. È ovviamente una versione più evoluta rispetto a quelle che normalmente troviamo all'interno delle DAW. Abbiamo visto la possibilità di combinare tutti gli slot in maniera autonoma, quindi potendoli spostare in ogni posizione possibile. Lo zero latency che ci permette di lavorare senza avvertire alcun tipo di ritardo sia in mix sia soprattutto in recording. Il risparmio sulla CPU, ne abbiamo aperti veramente quasi 30 o 40 credo. L'aspetto grafico che ci permette di ridimensionare lo strip e quindi lavorare in maniera più semplice, ridurlo alla grandezza limite degli slot che abbiamo scelto o lasciarlo aperto completamente. Il mono stereo su ogni singolo slot ci permette di sentire l'effetto che sta facendo, il sidechain esterno, la possibilità di inserire dei piccoli preset già all'interno di ogni singolo strip, la possibilità di scegliere tra i preset presenti già all'interno e creati da altri fonici, oltre ai nostri che troviamo qui all'interno con la sigla JGR, riesce, come abbiamo visto, ad essere e a trasformare la nostra DAW in una console molto molto efficace. Vi consiglio di scaricare la demo, di provarlo, ve ne innamorerete sicuramente. È già presente nel mio setup da diversi mesi, appunto perché stiamo lavorando in fase di beta da tantissimo tempo, ed è parte integrante del mio workflow e che vedremo più spesso all'interno dei tutorial. Spero che questa lezione vi sia stata utile, vi aspetto ai miei seminari, al corso professionale presso il mio studio nei corsi online, dove gli argomenti vengono trattati in maniera semplice ed accurata. Verrete a contatto con le mie tracce, affronteremo i vostri mix insieme e li finalizzeremo nella fase di mastering. Ho aperto un account Patreon dove troverete una lezione dedicata al mix di questo brano con Infinistrip, quindi potete accedere a questa lezione supplementare e che mi permette di finanziare in maniera minima l'acquisto di nuovi plugin da testare su questo canale e quindi contribuire alla realizzazione di questi video tutorial gratuiti. Continuate a seguirmi su Facebook, YouTube e Music Off. Non dimenticate di iscrivervi cliccando sul pulsante sotto a destra per rimanere aggiornati in tempo reale e ricevere sempre la notifica dei nuovi video caricati. Per il momento è tutto, ciao, a presto!